Menestrello del gruppo, cioè quello che insomma fa un po' più coglione, quello che trascina un po' di più. Lara è un po' una via di mezzo, un mediatore, come dire. È la TV, sì, lo so, sto parlando, e pensa, sono riuscito a guardare in camera per più di 10 secondi. Chi è il più figo del gruppo secondo Lara te? Briggs. Lara Briggs. Lara è più Briggs figo. Ha il fascino del pelato, quegli occhiali che rapiscono e rapinano. Lui utilizza questa tecnica di charme in cui sostanzialmente ammalia col suo sguardo, e lo vedi costantemente che limona con delle sconosciute alla fine concerto. È il fascino della rockstar, chiaramente. Da 20 anni, quando finisce il concerto, io lascio loro a smontare tranquilli, mi dileguo, compro rose, regalo rose. La rosa l'ha comprata a giugno. Molti dei nostri fan ci chiedono: ma dove recuperate tutte quelle lattine con cui fate le maracas e con cui ci divertiamo tanto ai nostri concerti? Ed ecco la spiegazione, in riciclerie come questa. La lattina, una volta recuperata dalla ricicleria, come appunto spiegava Laura, viene riempita di qualsiasi oggetto contundente o suonante. Però vengono tutte da qui, da posti da come questo. Metto. Quelle lattine un po' più grandi le abbiamo distrutte. Già iniziato da un paio di mesi a lavorare sul nostro disco nuovo, e non contenti del primo disco ci facciamo un altro che sicuramente verrà peggio. Gioia della Laura O'Clock. La chitarra verrà suonata da chi la chitarra non la sa suonare. Sarà un po' meno rock and roll, ma un po' più. Tenteremo, faremo questo esperimento con qualche sgangheratissima base elettronica di cui però non anticipiamo niente. Non anticiperemo ovviamente il nome del titolo del disco. Sarà un disco pesante. I pezzi, testavamo, vedevamo che piglio avevano sul pubblico e
E li scartavamo. E li scartavamo se l'esito era ovviamente negativo. Ah, suonati di vomito. Banane, esatto, finocchi. Di solito se arriva una banana almeno significa che il pezzo è andato bene. Quindi cos'altro volete sapere da noi? Avrei voluto mangiare quella col pesto, però poi ho detto no, magari non è una vera pizza, cioè il pesto non lo so. Magari è troppo leggera. Leggera, sì, poi io ho bisogno di carboidrati prima di salire sul palco. Nonostante le nostre vite da rockstar, nella vita facciamo dei mestieri più o meno seri, tipo l'architetto, il medico. Io faccio il medico, si vede? Diciamo le solite cose che in Italia non si suona, però alla fine che sì, in realtà non si suona. Ma perché siamo noi? Perché se fossimo un altro gruppo suoneremmo. È colpa nostra. Signori a casa, sappiate che il mondo non funziona per colpa di Lara Brix. Parti dell'intervista verranno tagliate. Fregna di culo! Cazzo! Kid Emurt! Che cos'è Kid Emurt? Stronzo! Il nome è Lara Brixen. Laura O'Clock. Federica Knox. Nel nostro gruppo è tutto bellissimo, è tutto fantastico, non posso odiare nessuno. Il componente dei Deluded più odiato in assoluto da me è sicuramente Laura O'Clock. È Laura O'Clock, cioè è insopportabile, è refrattario all'Accademia. Tu dici suona un La, non suona un La, non sa neanche cos'è un La. Perché è una testa calda, è un ladro, rubava dei soldi al nonno e tra l'altro ruba i soldi e poi va pure a mangiare alla mensa dei poveri. Io non so come cazzo faccio una persona così. È un gruppo davvero tanto unito e quella volta che mio nonno mi ha dato dei soldi, mi ha regalato dei soldi e io li ho aiutati, li ho portati fuori a cena, andiamo alla mensa dei poveri per servire, per dare una mano. Loro lo sanno che io lo faccio e sono molto contenti. Penso che lo cacceremo dal gruppo proprio stasera. Subito facciamo il disco, dopodiché una stampata nel di dietro e... si va a rubare tranquillamente i soldi da chi vuole.